WISP, sport e salute per tutti. Ben ritrovati amici di Sport, WISP, sport e salute per tutti. Un benvenuto alla nostra trasmissione. Oggi puntata particolare perché non parleremo solo di sport, quello praticato, ma anche di sport e impegno sociale, perché WISP tiene molto non solo alla quotidianità che può essere lo sport sul campo, ma anche a come si utilizza lo sport, a cosa lo sport può servire nella vita di tutti i giorni, anche per combattere delle battaglie che sono molto importanti, che grazie allo sport possono portare a un risultato nella, nel sociale. Noi siamo con Manuela Kleiset, che è responsabile nazionale politiche di genere della WISP, per parlare di un incontro che si terrà domani in Cappella Farnese a Bologna. Ciao Manuela. Ciao, buongiorno. Allora, domani lo sport contro l'omofobia. Avete come WISP nazionale organizzato questo incontro, ci saranno tanti esponenti di Arcilesbica, di dei Bugs di Bologna, che è la società che dove fanno parte molti diciamo che omosessuali della nostra città, per una squadra diciamo proprio che va contro l'omofobia. Di che cosa si parlerà domani e che cosa può fare lo sport per combattere l'omofobia nella vita di ogni giorno? Ma intanto è un'iniziativa, è un momento di confronto che parte da una riflessione che abbiamo fatto insieme ad Arcilesbica di Bologna, quindi due associazioni così impegnate sul tema dei diritti che si confrontano su questo tema, perché sicuramente la problematica dell'omofobia è un problema presente, cioè lo sappiamo, quindi come dire, non è che facciamo finta di niente, cerchiamo di capire quali possono essere delle azioni da mettere in campo anche insieme, partendo da delle esperienze. Faccio un esempio, cioè come WISP una serie di campagne di sensibilizzazione le abbiamo fatte in questi anni, penso a quella molto carina che è una cartolina con delle scarpe appese in uno spogliatoio con la domanda eterosessuale, omosessuale, che differenza c'è, insomma questa è stata una campagna nazionale molto efficace, molto interessante, piuttosto che le iniziative di sensibilizzazione e di confronto che abbiamo avviato sul territorio nell'annata scorsa, anche con la mostra contro le regole gay e lesbiche nello sport. Quindi momenti di iniziativa li abbiamo realizzati, si tratta anche di vedere che cosa possiamo fare di più e anche insieme, cercando di condividere appunto un piano di lavoro. Nella giornata di domani ascolteremo anche varie esperienze, anche solleciteremo da una parte le istituzioni, perché sarà presente l'assessore allo sport Luca Rizzo Nervo del comune di Bologna, ma sentiremo anche l'impegno e la riflessione da parte anche del mondo universitario, con una relazione che ci viene presentata da Luca Pietrantoni, che è molto attento su queste tematiche, quindi questo credo che sia una parte importante, ecco. Lo sport è molto utile per abbattere alcune barriere, spesso si dice tipo quando si parla di razzismo, come lo sport invece sia uno strumento di integrazione per le varie culture. Per quanto riguarda invece forse l'omofobia, nello sport c'è ancora, per esempio quando ci sono sportivi che fanno outing fanno molto più scalpore che magari attori o artisti o cose del genere. Quindi a che punto siamo da questo punto di vista? Questo è sicuramente il tema più delicato. Tieni presente che appunto domani avremo con noi Nicole Bonamino, che è una giocatrice di hockey che ha fatto appunto dichiarato la sua di essere lesbica, e quindi credo che sia un aspetto anche, come dire, è stata la prima nel nostro paese. Se facciamo caso, insomma, nei grandi sport, nelle grandi attività insomma sportive, non ci sono atleti che hanno fatto questa dichiarazione. Questo ovviamente è un tema delicato, probabilmente, come dire, c'è ancora molta insomma resistenza. Più facile che lo facciano a fine carriera. Esatto, bravo. E cose che invece da altre parti, come dire, sta succedendo in maniera molto più tranquilla. Quindi questo evidenzia che il problema c'è, esiste. Ma altro aspetto cui dobbiamo stare molto attenti è anche come determinati atteggiamenti sono un problema. Non neghiamo il fatto che appunto
appunto spesso nella, anche da parte di operatori sportivi, insomma da parte di istruttori e allenatori, come dire, c'è l'atteggiamento, anche un modo di, insomma, di parlare che non sempre aiuta, ti comporti come una femminuccia piuttosto che altre battute del genere, insomma. Oltre a tutto il tema degli stereotipi che ancora abbiamo, cioè chi gioca a calcio tra le ragazze, come dire, è battezzata come appunto lesbica e stop, così come c'è appunto per quanto riguarda la danza, per quanto riguarda i ragazzi, cioè credo che bisogna andare molto oltre su questo, c'è un lavoro anche di formazione e di sensibilizzazione per andare in profondità. Io credo che il lavoro che stiamo facendo qui come WISP sulla parte di formazione degli operatori sia una parte molto importante, quindi vanno bene le campagne, le iniziative, e credo che sia importante, tra l'altro a livello nazionale ritorna quella dei laccetti che ha visto appunto Arci Lesbica e Arci Gay a livello nazionale, con quella campagna molto bella che si viene ripetuta anche quest'anno, che ha visto la partecipazione di grandi campioni anche del calcio, anche di Bologna, la nostra città, e questa è una cosa importante. Ma dobbiamo, ripeto, anche andare oltre, quindi capire come lavorare sulla formazione, lavorare appunto con le nostre basi associative, perché appunto c'è un lavoro anche dal basso che dobbiamo portare avanti, quindi questo è. Io credo che nel momento in cui, come dire, il clima sarà anche, come dire, molto più attento e sensibile, sarà anche più facile per le persone appunto che hanno orientamento sessuale diverso dire, dichiarare, sarà del tutto, credo, normale, tranquillo, perché questo è, quindi dobbiamo valutare le persone e gli atleti in modo particolare per i risultati che portano a casa, per come si comportano sul campo, per, come dire, le medaglie o le vittorie, eccetera, e per i gesti atletici, oltre che per tutto il tema che riguarda anche l'aspetto appunto anche sociale di attenzione a determinate tematiche, ecco, quindi questo è. Purtroppo nel nostro paese abbiamo ancora molto, molto da fare. Ecco, infatti questo ti volevo chiedere. WISP da anni si sta battendo per questo, ma nel mondo sportivo, quello di alto livello, trovate terreno fertile o c'è ancora un po' un muro da abbattere? Ma io credo che terreno fertile ce ne sia. È un caso che appunto quelle campagne che hanno visto alcune associazioni LGBT muoversi hanno visto un'attenzione forte anche da parte di determinati atletici, cioè, penso i mitici laccetti sono stati portati dall'allenatore della nazionale di calcio piuttosto che appunto da grandi campioni. Dispiace molto nel momento in cui alcuni giocatori hanno fatto questa scelta di dire appunto solo per i diritti, quindi come dire, questo è, cioè, stiamo parlando di diritti di tutti e di tutte, non stiamo parlando di altro. Nel momento in cui appunto si parla di lotta all'omofobia, quindi dire appunto no a questa cosa che purtroppo c'è già, attraversa molto lo sport, sono stati presi in giro, e mi ricordo appunto anche gli insulti che appunto anche giocatori di Serie A hanno subito mettendosi appunto anche questa cosa. Credo che sia appunto un lavoro da continuare a fare, quindi ben vengano queste campagne, queste iniziative. Noi come associazione dobbiamo, ripeto, lavorare, appunto anche perché ci occupiamo di uno sport molto più ampio e molto più di base, ecco, fare un lavoro delle nostre società con i nostri operatori e appunto anche vedere insieme alle associazioni LGBT quali possono essere delle azioni comuni, ecco, quindi credo che questo sia un aspetto importante. Ecco, ricordiamo l'appuntamento domani 25 febbraio alle ore 16 presso la Cappella Farnese, quindi a Palazzo D'Accursio. E noi, Manuela, ti ringraziamo e niente, in bocca al lupo per queste iniziative. Grazie. Perché davvero ce n'è tanto bisogno. Assolutamente, grazie a voi, alla prossima, ciao. Bene, ricordiamo per tutti quelli che vorranno partecipare all'incontro di domani che sul sito www.wispbologna.it è possibile trovare la notizia con tutti gli ospiti, perché insomma ci saranno anche ospiti importanti domani alle ore 16 in Cappella Farnese per parlare dello sport contro l'omofobia. Ci saranno esperienze proprio sul campo di persone che racconteranno la propria vita, quindi del loro rapporto con lo sport, ma soprattutto nello sport, con compagni di squadra, con
persone che hanno avuto a che fare con i media, come venivano diciamo trattati, come venivano considerati dopo aver fatto magari outing. Quindi ci sono davvero cose molto interessanti da affrontare, che lo sport diventi, come spesso lo è stato per il razzismo, uno strumento di lotta per i diritti e per un miglioramento della civiltà nella nostra società. Prima di chiudere volevo ricordarvi che è possibile scaricare gratuitamente l'app di Muovibo sul sito www.muovibo.it. Troverete la app che fa muovere la città, ora è disponibile anche per Android, quindi non ci sono più scuse. Va bene sia per gli strumenti l'iPhone, l'iPad, quelli Apple, insomma, e anche per il sistema Android. È l'app che permette di trovare il percorso di 12 km nel centro storico. Si può partire ovviamente da dove si vuole, ci sono tantissime partenze diverse, particolari, tutto sotto i portici, quindi anche quando piove è facile camminare senza bagnarsi, e quindi provatela, è un bello strumento. Ci sono poi dei video di come dei tutorial, si dice così adesso, di video delle di come si utilizza questa app. È molto semplice, basta aver voglia di muoversi un po', e magari facendolo in centro storico, vedendo i monumenti con le spiegazioni di che cosa si sta guardando, è anche divertente, oltre che salutare, per fare un po' di attività fisica, perché sappiamo che la sedentarietà tanto bene non fa, anzi è una delle peggiori cose che possa succedere. Noi con WISP Sport e Salute per Tutti abbiamo chiuso qua, torniamo martedì prossimo sempre alla stessa ora. Vi ringrazio per averci seguito, un buon proseguimento con i programmi di International Bologna. WISP Sport e Salute per Tutti torna martedì alle 17.45. Per essere sempre aggiornato su tutte le iniziative del Comitato Provinciale di Bologna, visita wispbologna.it.